Ciao, sono Luca e in questo video vedremo come creare un'ercolina a casa per aggiungere tanti esercizi che normalmente fai in palestra, più ovviamente una tecnica di allenamento che ho creato proprio per cambiare un po' le cose rispetto al solito e rendere tutto molto più divertente, efficace e intenso anche a casa con barra per trazioni più elastico e nient'altro. Di base, per l'appunto, per creare un'ercolina basta una barra per trazioni e un elastico, oppure in alcuni contesti un po' particolari, se c'è una trave, se c'è qualcosa di particolare, per l'appunto puoi arrotolarci intorno un elastico e di fatto creare un'ercolina. Quindi dopo, per l'appunto, il vantaggio, se hai due elastici ovviamente vai a creare anche i cavi, parentesi. E il vantaggio, per l'appunto, dopo che con l'elastico puoi di base avere varie tipologie di elastici in base un po' alla resistenza, rosso, viola, nero e così via. E ovviamente, qui entra in gioco proprio per l'appunto il triple H, che è la tecnica che ho creato apposta. In base a quanto sei vicino o distante, cambia un po' lo stimolo per il muscolo. Di base, per l'appunto, se io mi allontano è come se fosse un piramidale. Immagina di fare una serie, poi mi allontano un'altra serie, aumenta per l'appunto lo sforzo per il muscolo. Quindi, di fatto, è come se fosse un piramidale, dove io aggiungo il carico in palestra. Ercolina. Se invece mi avvicino durante per l'appunto la mia serie, di fatto si riduce il carico che è percepito dal muscolo, anche se l'elastico è sempre lo stesso, in base un po' alle forze in gioco. Quindi come se fosse un drop set per ridurre il carico, molto interessante, senza bisogno di aggiungere o togliere peso che a casa non ho. In base a quanto mi avvicino o mi allontano, piramidale se mi allontano o drop set se mi avvicino. E per l'appunto il triple H consiste nell'effettuare nell'ambito del singolo esercizio curl con per i bicipiti piuttosto che spinte per i tricipiti, non solo, però se la barra per trazioni sei in alto, quindi spinte per i tricipiti, tipicamente 40 ripetizioni divise in 5 microserie da 8. Prima mi allontano dal punto che l'elastico è fissato, poi mi avvicino in questo modo variando un po' lo stimolo, quindi 8, poi mi allontano senza pausa 8, mi allontano senza pausa 8, mi riavvicino 8, mi riavvicino 8, sono 40 ripetizioni dove prima mi allontano, quindi per il muscolo è un po' come se fosse un piramidale senza pausa, perché ovviamente aumenta lo sforzo, e dopodiché mi riavvicino, quindi drop set, quindi il carico percepito si riduce. Molto interessante perché ancora una volta mi porta a compensare i minor carichi, a usare al meglio per l'appunto quello che ho in termini di attrezzatura e di base, nell'ambito un po' della metafora degli occhi 4, il muscolo non sa quello che fa e quindi conta primariamente quello che vai a sentire in termini di sensazioni, quindi che tu sia Ivan Drago in palestra o Rocky in mezzo alla neve, se ovviamente contraggo al meglio il muscolo, lo sento in termini di pompaggio, contrazione non solo, posso avere ottimi risultati senza bisogno per l'appunto di avere a disposizione un'ercolina vera e propria, dischi e quant'altro. Tutto questo per l'appunto ti permette di essere un po' creativo, compensare i minor dischi, i minor pesi in generale se li hai a parte e in questo caso creare un'ercolina, eventuali cavi se metti due elastici e per l'appunto allenare al meglio la parte alta, poi la parte bassa la farai a parte con squat e così via. In questo modo per l'appunto con tutto molto più divertente, intenso, efficace, 45-60 minuti belli intensi senza perdere tempo, molto anche densi in termini, si dice in gergo, di molto densi in termini proprio di esercizi, di volume, di allenamento e quant'altro. Senza disperdere il focus e per l'appunto puoi veramente avere ottimi risultati. Il muscolo non sa quello che fa, e quindi, se nell'ambito del triple H, per l'appunto, i tricipiti, ad esempio, ricevono uno stimolo molto importante, dopodiché il resto perde l'importanza che tu non abbia a disposizione, per l'appunto, un'ercolina molto importante in termini di carichi a disposizione. E infine, come sempre, paradigma ottico spolezza. E se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica, puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza come servizio di personal trainer online. Ciao.